Eccomi qua ragazze, questo è il video dei prodotti preferiti per il mese di ottobre. Ci metto anche qualche prodotto che mi ha delusa, così abbiamo un video preferiti e un video prodotti top e flop nello stesso momento. Allora, parto con questa che la sto utilizzando da poco, ma insomma è. C'è bastato poco per capire che insomma è un prodotto valido, mi piace tantissimo ed è la BB Cream della Garnier. Ha un elevato potere idratante, forse anche troppo perché ecco, sulla mia pelle che è una pelle mista, perciò ho la pelle grassa sulla zona T e normale sul resto del viso, trovo che in alcuni punti rimane un pochino pesante. E vado a tamponare semplicemente con una velina, cioè non è uno di quei difetti enormi. Faccio solo vado a semplicemente a velocizzare quello che è il tempo di asciugatura nelle zone in cui ho la pelle un pochino più grassa. La coprenza, dicevo già in un altro video, che è il video del Face of the Day, che non so se caricherò prima o dopo. Non è una coprenza elevata, diciamo che è una crema colorata, e ha semplicemente dei pigmenti, in questo caso un po' più chiari perché ce ne sono due versioni, questa è medio chiara, c'è un'altra mi pare che si chiama medio scura, ha dei pigmenti che vanno ad uniformarvi l'incarnato, perciò ha un potere uniformante, non un potere coprente. Se state cercando una fondotinta o una crema colorata comunque che vi vada a coprire imperfezioni, non è il caso di questa qui, però ha un potere illuminante, perciò vedete subito che l'incarnato, oltre ad essere idratato, appare subito più luminoso, proprio perché vedo che ha delle particelle luminose. Comunque, se notate che non vi basta perché magari avete un periodo di imperfezioni un pochino più pronunciate, potete tranquillamente usarla come una base per il trucco. Perciò utilizzare questa e poi andare sopra con il vostro solito fondotinta, quello con il quale vi trovate meglio, però comunque è promosso come prodotto. Dicevo anche nell'altro video che l'INCI non è dei migliori, ci sono alcuni bollini rossi, ve l'avvicino un pochino ma è sfocato. Andatelo comunque a vedere per quelle un pochino più attente agli ingredienti dei prodotti. Però ecco, come esperienza personale io mi ci sono trovata strabene, continuo ad utilizzarla e ho notato che ogni giorno che passa la mia pelle è visibilmente più morbida, insomma ne trae benessere. Perciò questo è un prodotto promosso e continuo ad usarla, ne parlerò anche più avanti per farvi sapere se ci sono stati cambiamenti nell'opinione, ma non credo. Altro prodotto stra preferito è questa base per occhi della Essence, la nuova linea permanente I Love Stage. Questa vi consiglio assolutamente di non farvela scappare perché è un ottimo rapporto qualità-prezzo-quantità. 4 ml di prodotto sono veramente tante per poco più di 3 euro, ma la qualità di questa base, di questo voglio parlarvi. Allora, intanto ve la metto, ve la faccio vedere, ve la swatcho. Eccola qua, dovete ecco massaggiarla un pochino e picchiettarla e non appena si asciuga è perfetta, vi va a uniformare tutta la palpebra e l'unico difetto è quello che dovete aspettare un pochino prima che si asciughi e poter così procedere alla stesura degli ombretti. Ha un tempo di asciugatura un pochino lungo, questo è l'unico difetto che trovo, ma è fantastica, veramente fantastica. Vi dico solo che io volevo ricomprare la Primer Potion nella colorazione Eden, con la quale mi sono trovata bene, avevo il mini size, ma a questo punto ho questa e va bene così perché è veramente fantastica. Non trovo assolutamente difetti sostanziali su questa base, che è differente da quella di Catrice. Qualcuno potrebbe fare il mio stesso ragionamento. Io ho pensato, sai, prendo quello della Essence, siccome la Catrice è praticamente la stessa marca, avremo lo stesso prodotto. No, quello di Catrice, ve lo metto vicino, si asciuga molto più in fretta
ed ha un sottotono leggermente più rosa, rosato, ecco. E il finish è un pochino più satinato, perciò vi rende un pochino più brillanti gli ombretti. Sono due cose nettamente diverse, ma sono validissime entrambe. Se trovate o l'una o l'altra, prendetela, ma comunque le prestazioni sono diverse. Questa ha bisogno di un pochino più di tempo per asciugarsi, va fatta asciugare bene, massaggiata bene. Questa praticamente si asciuga all'istante, però ha un effetto satinato, non ha un effetto matte. Ecco a voi le differenze fra le due, poi sta a voi scegliere quella che più vi piace. L'altro preferito è questo smalto della Deborah ed è quello effetto magnetico. Io ho preso il numero 66, perciò Shine Tech, viene venduto con il magnete. Col magnete c'è la figura delle righe. A seconda di come poggiate il magnete, le righe verranno o in orizzontale o in obliquo. Va stesa una mano abbondante di smalto sull'unghia e poi va appoggiato ad 1 mm o 2 di distanza e tenuto fisso per almeno 20 secondi il magnete sopra. Ogni unghia va fatta una alla volta, però vi garantisco che questo è un risultato molto molto sobrio, discreto, anche a chi non piacciono le nail art. Questo tono su tono è molto carino ed è secondo me è anche più veloce dei nail patch o di nail art più complicate per chi non ha una buona manualità. È veramente un effetto carino, ecco, ve lo faccio vedere. Questo è un color melanzana, è veramente bello, viene questo tono su tono chiaroscuro, rimane sobria come unghia, ecco, insomma, è veramente molto carino e mi sento di consigliarlo e l'ho pagato, mi sembra, sui 7-8 euro l'acquestapone, non mi ricordo bene, ragazze. Comunque, questo è straconsigliato, sono tutti i colori, mi sembra sono usciti autunnali, c'è questo qua, ce n'è un altro molto simile, c'è un blu, c'è un grigio, veramente carini, andateli a vedere, veramente carini. Preferito del mese sono i pigmenti di Kiko. Io ne ho presi due all'inizio e poi ne ho preso un terzo. Ve ne faccio vedere semplicemente uno. Lo 01, che io ho trovato molto simile al pigmento Naked di MAC, è un po' diverso. Questo è più beige, mentre il Naked è un pochino più luminoso. Insomma, non sono la stessa cosa, ecco. Questo però io l'ho trovato molto utile per creare un'ottima base per qualsiasi trucco, un po' come non so, gli ombretti color carne che voi andate a stendere come base per sfumare meglio le polveri che ci andate a mettere sopra. Diciamo che per tanto prodotto, perché veramente tanto. Sono 4 grammi di prodotto ed io i pigmenti non li uso tantissimo, ne ho solo uno di MAC più dei glitter. Per così tanto prodotto che non userò mai in tutta la mia vita, ho voluto prendere delle nuance che potessi usare spesso anche giornalmente, perciò lo 01 si può mettere tranquillamente come base per i trucchi. Il numero 10 che è un color champagne. L'ho pensato sia come effetto nudo sulla palpebra che come illuminante. Potevo trovargli un uso illuminante, io, figuriamoci. E il numero 11, che ho notato che è un bellissimo marrone luminoso. Non vi faccio gli swatch, ragazze, sennò stiamo a perdere tempo. Un marrone luminoso che va bene un po' per tutti i giorni. Se volete mettere anche solamente un colore, volete fare un trucco monocolore, questi vanno bene. Ho comprato anche la soluzione Mixing Medium che a me non brucia, ho sentito diverse ragazze che bruciava con i pigmenti, assolutamente non brucia, l'effetto che dai a questi pigmenti e anche ad altre cose è buono e non è un Fix Plus, molti l'hanno paragonata al Fix Plus, vuole essere un po' una copia del Mixing Medium di MAC che va agitato e la differenza fra il Mixing Medium e
il Fix Plus di MAC, la concentrazione di glicerina, glicerolo. Nel mixing medium di MAC è più alta, nel Fix Plus è più leggera. E questo vuole essere una concentrazione di glicerolo un pochino più alta, perciò non vuole essere una copia del Fix Plus, ma del mixing medium che serve proprio, ecco, a enfatizzare i colori delle polveri libere bagnate, insomma. E perciò mi sono trovata benissimo sia con i pigmenti che sia asciutti che bagnati con la soluzione che li accompagna. Allora, questi costano sui 5-6 euro, mentre la soluzione 3,90 euro, mi pare. È arrivato il momento per un prodotto no, questo qua. Qualcuno mi aveva chiesto: Serena, mi raccomando, facci sapere come ti trovi l'Lash Plus della Catrice, che l'ho pagato meno di 5 euro, siamo lì. E l'ho messo per più di un mese sulla rima delle ciglia, tutte le sere dopo essermi struccata. Non vi nego che le volte in cui mi sono struccata con un pochino più di vigore, mi ha bruciato sull'occhio, perciò allora, secondo me questo, ecco, per la mia esperienza non fa quello che io non ho notato assolutamente dei cambiamenti sia nella resistenza delle mie ciglia sia nella lunghezza. Magari chi ha delle ciglia un pochino più problematiche, se il prodotto funziona, ammesso che funzioni, può trovare delle differenze. Non so, io non ho notato assolutamente i cambiamenti usando questo qui. Magari, ecco, lancio io un appello, fatemi sapere voi come vi trovate, se avete voglia di spendere 4 euro, ma a questo punto, ragazze, prendetevi la base della Catrice se dovete spendere 4 euro. Io vi invito un po' alla riflessione sul prendere prodotti del genere, che poi, insomma, non so, io sono un'esperienza negativa per il prodotto. E questo è tutto. Continuando con i prodotti che purtroppo mi sono trovata male questo mese. Voi sapete, chi mi conosce sa che io sto usando il Trip to Venus, che è l'ombretto della Essence, come illuminante e anche come ombretto, insomma, è un prodotto jolly per me. Ed eccolo qua, il 09 Trip to Venus. Quando io uso un prodotto in maniera giornaliera e so che magari sta per finirmi, quando mi trovo allo stand che soprattutto a questo prezzo mi ci trovo davanti, lo devo ricomprare perché comunque so che lo userò. E l'ho ricomprato, però non sono stata attenta, sono stata attenta solamente al nome Trip to Venus, ma ecco, questa è la cialda, che differenzia tantissimo da quello che volevo io. E ora vi faccio vedere il finish. Per carità, userò anche questo come illuminante, sicuramente non va buttato. Però volevo farvi vedere la differenza fra i due. Cioè, questo è argento e questo è un bel rosa shimmer. Non sono lo stesso prodotto, perciò, ragazze, fate attenzione se dovete comprare un ombretto minerale di Essence. Ci sono queste differenze fra lo stesso prodotto. Fateci attenzione. Ho notato questo, magari non sono neanche la prima che li nota, ma volevo semplicemente avvertirvi.